No, sono stata felicissima di partecipare a questo film. Quando mi hanno chiesto di fare il provino, appena ho saputo che c'erano Vincenzo e Diego, potevo pure fare, non leggere la sceneggiatura, che per me andava bene, perché è un'occasione importante e ovviamente non volevo perderla. Nel mio personaggio mi piace il fatto che è un po' sfigato, cioè la scena in realtà ha l'origine che era una donna ricca, benestante, poi in realtà è diventata una che il padre si era mangiato la fabbrichetta, e quindi mio marito, questo pezzo di marito, si riesce, questo sant'uomo, ma no, è sant'uomo. Mi piace il fatto che ho dovuto interpretare tutte quelle parti mie che magari non si vedono, perché come do l'idea di essere una rompipalle, che volendo lo sono anche, però tutte quelle parti un po' sfigate, di una un po' tonta, un po' sfigata, che non è poi così forte di carattere, e questo mi divertiva tanto, quindi... poi insomma l'opportunità di conoscere un sacco di persone, Valeria che fa mia figlia, di viaggiare dove? Ciccio, io l'ho vista tutta l'Italia. Ciccio, tu stai in casa con i cani fissa. Ma che vado in giro con i cani, che sto in casa qui. Poi vabbè, non vi dico, dopo 7 le partite di burraco mie e di Diego, con Diego che perdeva e io che vincevo, quindi c'era una sostituzione. Mangiavo le mie zucchine tranquille e poi andavo a dormire serena. No, ringrazio tutti, voglio ringraziare tanto Gabria, che è stata deliziosa quando sono andata a fare il provino, che non me l'aspettavo che avesse proprio voglia che facessi parte, non ci conoscevamo, quindi mi faceva piacere il suo desiderio di avermi in questa squadra. Poi vabbè, Diego ci conosciamo da tantissimi anni, abbiamo domenica allo stadio, Vincenzo lo tampino da un annetto, a mezzo, di voglio fare un film con te, vedi, per la legge dell'attrazione è capitato tutto in pochissimo tempo. Felice di avere Lorenzo come mio figlio, bravo, bellissimo, con Elda ci siamo divertiti, Elda mi facevamo da ridere, perché vicino a una che riesce a far così bene la coatta ti facilita anche dover fare quella un po' più ingessata. E poi ho conosciuto Susi, Laude di una Brescia che mi porterò dietro a video, e poi tutta questa squadra tende a fare delle famiglie, quindi cercherò di coinvolgere in qualunque cosa, e volevo ringraziare tutti pubblicamente, grazie.